mostro tutti gli ultimi acquisti che ho realizzato su Wish e vi rispondo anche a tutte le domande che mi avete fatto a riguardo su questo sito di shopping online. Dunque, alle domande principali che mi avete fatto risponderò oggi in questo video. Se avete altre domande da farmi, le lasciate giù nei commenti e in un prossimo video dedicato appunto a Wish risponderò anche a queste domande. Dunque, una delle domande più gettonate è da dove arrivano tutti i prodotti che acquisto su Wish. Dunque, io ho visto che il 98% delle cose che ho acquistato mi sono arrivate dalla Cina o comunque dall'Asia in generale, quindi tutti i prodotti arrivano da lì. Un'altra domanda che mi è stata fatta è se ho mai pagato la dogana. Allora, per quanto riguarda me, io la dogana non l'ho mai pagata. Però è anche vero che ho sempre fatto acquisti molto molto economici di 2, 3, 4 euro. Nell'ultimo video ho pagato qualcosina in più, sono arrivata a pagare anche 10 euro per un prodotto, ma comunque sempre meno rispetto ai controlli che appunto vengono realizzati sulle dogane, per la quale incominciano a verificare i prodotti su una soglia di circa 20 euro, se non ricordo male. Sotto agli ordini inferiori a questa cifra i prodotti e le spedizioni non vengono controllate. Un'altra domanda è se ho sempre ricevuto tutto. Allora, no, mi è capitato un paio di volte di non aver ricevuto i prodotti, ma non ho avuto nessun problema in quanto ho chiesto il rimborso e mi è stato subito subito risarcito appunto il costo del prodotto. Un'altra domanda era riguardante i prodotti gratuiti. Allora, io come già vi avevo spiegato nel video precedente, il prodotto è gratuito, però alla fine bisogna pagare le spese di spedizione, che comunque sono sempre bassissime perché sono di 1 o 2 euro. Moltissimi mi avete suggerito di provare un altro sito sul quale fare acquisti ed è AliExpress. Allora, io quel sito non lo conosco e quindi penso in futuro di provarlo e realizzare un ordine anche in quel sito lì. Sono ancora un po' diffidente perché ancora non ho capito come funziona il rimborso, o comunque non ho ancora capito se è un sito completamente sicuro, proprio perché essendo viaggi molto lunghi i pacchetti si possono perdere e io non so se posso anche in questo caso essere risarcito, comunque se mi viene rinviato il prodotto. Comunque penso che lo proverò. Sapete che i vostri consigli per me sono preziosissimi e quindi se voi me l'avete consigliato è evidente che è un sito per la quale vale la pena fare acquisti. Per quanto riguarda la qualità dei prodotti, io ho sempre provato appunto cosine molto economiche e molto piccole, ecco, diciamo così, che comunque non hanno un costo esorbitante e la qualità è quella che serve a me. Non dico che sia non che siano prodotti professionali, ma non sono neanche da buttare. Insomma, tutti i prodotti che io ho utilizzato fino adesso mi sono trovata molto molto bene, a parte alcuni che comunque vi ho segnalato e altre volte li ho anche riacquistati proprio perché la qualità mi è piaciuta moltissimo. E niente, oggi vi mostro i prodotti che ho acquistato questa volta, che appunto sono un po' più costosi rispetto a tutti gli altri ordini che ho fatto in passato. Ma prima iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che carico un nuovo video. E lasciate un mi piace al video se vi piace questa tipologia di video o se volete altri video di questo tipo. E niente, partiamo con gli acquisti. Dunque, il primo oggetto che vi mostro è un oggetto che sto utilizzando in questo momento e che non riuscite a vedere perché è esattamente il piedistallo della fotocamera. È arrivato
velocissimo, è stato uno dei prodotti più veloci che ho ricevuto acquistati da Wish e credo di averlo ricevuto in una settimana, massimo 10 giorni. Questa era la scatola in cui è arrivato. All'interno c'era anche il sacchettino di protezione dove appunto all'interno c'era il treppiede e all'interno c'è anche questo gancio che serve per tenere in piedi il telefono, quindi è un adattatore, diciamo, si può utilizzare sia per la fotocamera che per il cellulare. È bello, a me piace, è resistente, non ha avuto problemi fino adesso e lo sto già usando da più di un mese e mi trovo davvero molto bene, quindi per quanto mi riguarda questo prodotto è assolutamente promosso. Un altro prodotto che ho acquistato questa volta e che vi ho già mostrato è questo lavapennelli che serve per lavare i pennelli in un minuto, anzi in 20 secondi secondo quello che c'è scritto sulla scatola, e l'abbiamo provato insieme in un video e funziona benissimo. Io me ne sono letteralmente innamorata proprio perché quando ho bisogno di un pennello con questo aggeggio qui, non so come chiamarlo, con questo lavapennelli riesco ad avere il pennello pulito ma anche asciutto, pronto immediatamente per l'utilizzo, perché io non lavo mai i pennelli subito dopo che li ho utilizzati e quando mi servono mi rendo conto che sono completamente lerci, ma con questo ho risolto assolutamente il problema perché mi lava e mi asciuga immediatamente il pennello. E questo l'ho pagato 7 euro più 4 euro di spese di spedizione. Un altro acquistino che ho fatto sono i pennelli, appunto, e li ho riacquistati. Se avete visto gli altri video, quelli passati, avete visto che ho acquistato dei pennelli con la quale non mi sono trovata per niente bene. Ci ho già provato due volte, la prima volta mi è arrivato il set completo ma non mi piaceva, la seconda volta invece mi piaceva il pennello ma ne era arrivato uno solo invece del set completo. Questa volta ho riacquistato il set, sembra un set decente, è arrivato anche nella sua custodia in pelle, e questo qui è il set di pennelli che ho acquistato questa volta. I pennelli sono davvero tantissimi e sembrano molto molto buoni. Ora dovrò pulirli tutti e provarli, ma se volete possiamo farlo insieme in un video in cui provo non solo questi prodotti di Wish ma anche quelli dell'altra volta, così racchiudo tutto il video in un'unica volta. I pennelli, appunto, ne prendo uno a caso, mi sembrano molto molto buoni rispetto a quelli dell'altra volta, sono decisamente molto più fitti. E anche questo però l'ho scelto economico. Il set è di ben 24 pennelli che li raggruppa tutti, sia quelli per il viso, per il contouring, per gli occhi, per le labbra e anche per le sopracciglia. Insomma, in questo set ci sono proprio tutti i pennelli, senza contare che ha anche la custodia, e li ho pagati 5 euro più 5 euro di spese di spedizione, quindi 10 euro in tutto per 24 pennelli. Andiamo a questo qui è un olio di argan che, secondo il sito, ma di nuovo non sono sicura perché è scritto tutto completamente in cinese o giapponese, ma no, dovrebbe essere cinese, dovrebbe essere comunque un olio di argan arricchito di vitamina E, carotene, che serve sia per i capelli secchi e spenti, sia per la caduta dei capelli o l'elasticità, ma anche ovviamente per la pelle. Sono 60 ml di prodotto
E l'ho pagato 2 euro più 2 euro di spese di spedizione, quindi 4 euro in tutto. Non vedo l'ora di provare questi prodotti con voi. Se avete visto l'ultimo video, avete visto che utilizzo un olio per i capelli al mattino e quindi credo che lo proverò molto molto presto. Poi c'è questo prodottino molto molto strano che in realtà è molto diverso dalla foto che c'era sul sito ed è questo prodottino che dovrebbe essere un siero viso, ma che ho scoperto poi essere una base trucco mattificante e della quale non conosco assolutamente gli ingredienti perché è arrivato così proprio senza scatola e all'interno ha delle pagliuzze di oro. Il prodotto che ho acquistato io in realtà era questo. Quindi, come potete vedere, non è esattamente identico. C'è scritto che era antirughe, idratante, illuminante, che chiude i pori, effetto lifting, insomma, un sacco di belle cosine. E questo l'ho pagato 1 euro più 1 euro di spese di spedizione. E sì, questo finora è l'unico prodottino di questo ordine che non mi ha convinto completamente, ma prima dovrò andarlo a provare e cercherò anche nel frattempo eventualmente anche gli ingredienti che qua proprio non sono scritti. Bisogna andare un po' più chiusi. Proviamo e vediamo che cosa succede. Qui c'è un altro bel pacchettone. Cosa c'è qui dentro? Dunque, questo è un set alla cheratina, anzi un trattamento alla cheratina di shampoo e trattamento appunto al 12%. In realtà io che ho i capelli diciamo lisci o comunque mossi, mi sarebbe bastata una percentuale più bassa perché da quello che ho letto il 12% è per chi ha i capelli afro tipo e che io ovviamente non ho. E volevo provare questi prodotti insieme a voi in un video dedicato ai capelli, un video che state aspettando da tipo un anno, ma riuscirò a farlo. Solo che poi ho tagliato i capelli e di conseguenza fare questo trattamento in questo momento non ha senso. Uno, perché in questo momento, avendo tagliato i capelli, ce li ho più lisci rispetto al solito, e poi perché ho tagliato tutte le doppie punte, tutti i capelli secchi e di conseguenza non riuscirei a vedere né il risultato lisciante né il risultato riparatore. Quindi lo terrò in pausa ancora un pochino. Il video dei prodotti per i capelli lo realizzerò lo stesso, ma senza questo prodotto qua. Questo prodotto qui credo che rimarrà in pausa fino all'estate prossima. Il trattamento l'ho pagato 8 euro più 5 euro di spese di spedizione e comprende appunto questi due prodotti, entrambi da 100 ml. Ultimo prodotto per questo ordine sono questi ciondolini qua di Natale che utilizzeremo subito subito per realizzare un video, che ho pagato 1 euro più 1 euro di spese di spedizione e sono aspetta che conto quanti sono. 10 ciondolini dovrebbero essere, 10 ciondolini dedicati al Natale, quindi c'è un pupazzetto di neve, delle campanelle, il faccino di Babbo Natale, il bastoncino di zucchero e niente. Questo è l'ordine che ho realizzato questa volta. E niente, con questo è tutto. Io spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto un po' di compagnia. Ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Lasciate un mi piace al video se vi piace questa tipologia di video. E niente, lasciatemi scritto nei commenti quali di questi prodotti qui volete provare insieme a me in uno dei prossimi video. Con questo è tutto, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!